Buongiorno Sud, oggi è giovedì 4 febbraio. Il sole sorge in Puglia alle 7, tramonta alle 17.13, in Basilicata sorge alle 6.58 e tramonta alle 17.24, in Molise sorge alle 7.05 e tramonta alle 17.26. La luna sorge alle 23.59 e tramonta alle 9.28, la fase lunare è la luna piena. Oggi la chiesa festeggia San Giovanni de Britto Martire. In località Oriu, nel regno di Maravinindia, San Giovanni de Britto è stato sacerdote della Compagnia di Gesù e martire e dopo aver convertito molti alla fede imitando la vita e la condotta degli asceti di quella regione, coronò la sua vita con un glorioso martirio. Oggi inoltre ricordiamo Sant'Aventino e San Rabano Mauro. Chi compie gli anni oggi? Auguri al conduttore televisivo Patrizio Roversi che compie 56 anni, alla cantautrice Natalie Imbruglia che compie 35 anni e alla cantante ballerina statunitense Kimberly Wyatt che ne compie 28. Cos'è accaduto il 4 febbraio? Nel 1459 Ferdinando I d'Aragona viene solennemente incoronato nella cattedrale di Barletta sovrano del Regno di Napoli. Nel 1859 viene scoperto in Egitto il codice sinaitico che contiene l'intero Antico Testamento nella versione greca della Settanta, l'intero Nuovo Testamento e altri scritti cristiani. Nel 1945 inizia la conferenza di Yalta a cui partecipano i capi alleati Franklin Roosevelt, Winston Churchill e Joseph Stalin e infine nel 1999 Hugo Chavez viene eletto presidente del Venezuela. Shoah, l'infanzia rubata, il gomitolo rosso è il titolo di una rassegna di eventi organizzati da Verba Manet, presidio del libro Idromele di Aradeo San Nicola Tuglie all'interno del progetto regionale del Mese della Memoria. Giunto quest'anno alla sua seconda edizione si racconterà di bambini rimasti vittime non di una guerra, di povertà, di fame, di freddo, di disperazione, di ignoranza, di crudeltà, di viltà, di indifferenza. Sebbene una sola di queste piaghe sarebbe stata sufficiente per ricordarli, sono state vittime di tutto questo per la sola ragione di essere nati ebrei. Oggi alle 19 l'appuntamento è alla Frontoio Ipogeo di Tuglie. Un vecchio manico di scopa, una spugna e una calza da buttare. Per scoprire a cosa possono servire si consiglia di legare bene la spugna in cima al manico, poi coprirla con la calza. Si otterrà così un rudimentale ma efficace strumento per pulire i caloriferi che arriverà anche nei punti più difficili da raggiungere. Ricordatevi di cambiare la calza una volta che sarà sporcata. Ed eccoci alle previsioni dell'oroscopo previste per oggi. Ariete. La giornata sarà amica e complice di tutte le coppie felici, ma anche di coloro che non sanno rinunciare al piacere di un'avventura. Molto divertenti i programmi serali. Toro. Va detto subito che la giornata odierna non gira a vostro favore. Se lavorate in squadra con altri, non date troppa importanza a colleghi che mancano di lealtà o sincerità nei vostri confronti. Limitatevi ad ignorarli, sarà la tattica migliore. Gemelli. Non ci sono contrasti astrali, neppure per quanto riguarda la sfera amorosa. È appagante l'intesa con il partner e se ancora non avete un legame fisso, farete un incontro degno di nota. Cancro. La lucidità delle vostre idee, dei vostri ragionamenti sono affilati come una lama di coltello. Sarà palese a tutti. Non farete quindi fatica a risultare convincenti in quanto vi apprestate a fare. Leone. Per quanto riguarda l'amore, avrete una gran voglia di intimità, nascondervi con la persona amata da qualche parte dove nulla e nessuno vi possa raggiungere e disturbare. Vergine. Un'intensa creatività dovrà trovare una valvola di sfogo in un'attività speciale. Imparate ad esempio a suonare uno strumento. Il senso pratico che vi contraddistingue continuerà a darvi una mano nel risolvere alcune situazioni. Bilancia. Giornata proficua dal punto di vista lavorativo. Siete in gran forma e pronti a realizzare un progetto ambizioso. In amore, momenti emozionanti si annunciano per tutti, ma soprattutto per i single. Scorpione.
E nel settore professionale che potrete meglio sfruttare le opportunità di questo giorno, l'intuito vi tiene allerta, siete troppo sensibili alle atmosfere e alle loro variazioni per non aver capito che questo è il momento ideale per agire. Sagittario. Gli astri propongono un umore decisamente brillante e opportunità da cogliere al volo. Nel lavoro la vostra intraprendenza farà faville e potrete affrontare le situazioni più impegnative senza fare una piega. Capricorno. In questo momento vi sentite speciali, forse molto diversi dalla maggioranza delle altre persone, per questo siete alla ricerca di interessi fuori dalla norma e di soddisfazioni professionali particolari. Acquario. La situazione astrale è un po' complessa per quanto vi riguarda, irrequieti e scontenti come siete in questo momento, vi sarà difficile passare sopra vere o presunte mancanze nei vostri riguardi. Pesci. Sia che si tratti di lavoro che di famiglia, il denominatore comune sarà la ricerca di punti di appoggio e di sicurezza. Sotto il profilo finanziario, comunque, la giornata promette bene. E infine il nostro proverbio recita: l'orzo non è fatto per gli asini. Io vi ricordo che l'almanacco del giorno torna come sempre domani mattina su Antenna Sud e potete rivederlo sul nostro sito internet www.antennasud.com, lo stesso che potete consultare per le news aggiornate in tempo reale e anche il nostro palinsesto. Io vi ricordo che potete contattarci scrivendo al nostro indirizzo email almanacco@antennasud.com. Arrivederci.